cose d'ogni giorno, raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. La favola musicale di Gianni Rodari e Sergio Endrigo, che bella. Apre opportunamente la sesta puntata di Peter Pan. Le cose di ogni giorno raccontano i segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. È un brano musicale che ho sempre adorato, ho sempre amato fin da piccolo, ma che soprattutto negli ultimi periodi della mia vita, soprattutto negli ultimi anni della mia vita, rappresenta un po' un filologico, il modo di ascoltare, il modo di guardare e il modo di interpretare il perché delle cose. Per fare tutto ci vuole un fiore, che bella cosa, ha qualcosa di magico. E a proposito di magico, Antonella, buonasera, come stai? Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a tutti i nostri ospiti che poi presenteremo. Per aver introdotto la mia persona con qualcosa di magico. La mamma sta bene, sì? La mamma sta benissimo. È entusiasta, è la nostra follower più accanita. Bene. Devo dire che la sigla stasera ha davvero qualcosa di magico, ci trasporta in un'atmosfera entusiasmante, con carichissima di pathos. E poi, insomma, Gianni Rodari, chi di noi non ha qualche ricordo legato alle favole al telefono, piuttosto che a qualche sua filastrocca. Le Rodari comunque ha scritto favole, filastrocche mai banali, mai dozzinali. Vero. Ed è vero. Proprio grazie al tema della favola che riusciamo a introdurre anche il tema di questa serata, che vuole essere un tema dedicato all'educazione e ai vari approcci educativi. Tema molto importante. Un tema molto importante. Per farlo ci siamo attrezzati di ospiti competenti e assolutamente sul pezzo, perché ognuno di loro, per quanto riguarda il loro campo di competenza, è attinente al tema. Passiamo dalla musica al sport, alla cultura, all'arte, e sicuramente abbiamo molto da raccontare in fatto di approcci educativi innovativi. Ma perché innovativi? Perché sono tutti quei modi di fare educazione che vanno a solleticare la nostra sete di conoscenza, vanno a stimolare la nostra voglia di saperne di più, utilizzando la nostra creatività e le nostre attitudini individuali. Quindi per fare questo direi che possiamo cominciare a presentare il nostro ricco parterre. Ricco parterre, ricchissimo parterre. Partiamo dalla prima ospite, che è la direttrice della Scuola delle Arti. Mi sposto insieme a te, Sandra, altrimenti ci disequilibriamo. Questa poi la tagliamo, non spaventatevi. Ok. Allora, direttrice della Scuola delle Arti della Formazione Professionale Rodolfo Vantini in Rezzato. È con noi la professoressa Lara Viannelli. Grazie, buonasera professoressa. Buonasera. Io sono contentissimo di averla con noi, perché il fatto di parlare della scuola Rodolfo Vantini ovviamente mi
fatto anche piacere conoscerla in questi giorni e sapere che sta facendo molto bene per questa scuola. E per me è motivo d'orgoglio perché vi racconto brevemente questa piccola storiella. Era tanti anni fa, era una tarda sera, no? Ma tanti, tanti anni fa. Tarda sera d'inverno, c'era la nebbia. Sapete quelle serate d'inverno, stiamo parlando di 40, 45 anni fa. E allora ricordo che mio padre mi disse: Sandro, ti porto con me, Sandrino mi chiamava, ti porto con me a visitare la stanza incantata. E ovviamente io fui colpito da questa bambino di 5 anni, allora andai con lui. Arrivammo in piazza Vantini a Rezzato, e allora poi entriamo alla scuola, l'allora scuola Vantini, oggi c'è il comune di Rezzato lì, rinnovato, allora era una cosa molto diversa, ma credetemi molto affascinante. Siamo entrati, abbiamo varcato la soglia della scuola e ho avuto il piacere di conoscere una donnina piccolina con i capelli bianchi, un viso molto dolce, era probabilmente la bidella, anzi sicuramente era l'allora bidella factotum della scuola, non ricordo purtroppo il nome, ho scolpito nella testa il suo viso, dovrò nei prossimi giorni andare a ricordarmi il nome di questa donna che sembrava una fatina e che con una voce molto dolce mi dice: Sandro, questa sera ti faccio compagnia io. Allora mi abbracciò anche. Allora abbiamo attraversato un corridoio stretto e siamo arrivati in questo stanzone. Questo stanzone dove c'era, ricordo, c'era freddo, era riscaldato da una stufa a cherosene che emanava un odore non certo nei più gradevoli. E in questa stanza ricordo, ad uno, insieme a mio padre, cominciarono ad entrare personaggi stranissimi. Uno aveva un pizzo lungo, un altro i capelli tutti bianchi, un altro si presentò addirittura con un mantello nero, no? Era avvolto in un mantello nero. E io ero lì che osservavo, no? E guardavo con vicino a me questa fattina, questo ambiente strano. E c'era un certo Gabriel, io pensavo Gabriele, invece lo chiamavano Gabriel, che parlava di colori, parlava di forme. E poi c'era un altro personaggio, un certo Vincenzo, ricordo, che aveva una moneta storica e la mostrava a tutti. Insomma, c'era un certo Pasquale a un certo momento che dice: no, ma parliamo uno alla volta, perché si era creato poi di colpo un ambiente fumoso. Mio padre aveva la pipa, fumava, un altro aveva il toscano, un altro la sigaretta, quindi si era mescolato l'odore del cherosene a quel punto con... Ed erano veramente una cosa incantata a guardare questo tipo di situazione, ma la cosa bella per me, che ero bambino, batteva il cuore vedere una cosa strana, particolare. A un certo momento uno di questi signori, che si chiamava Fausto, probabilmente era lo storico sindaco di Rezzato, rivolgendosi a mio padre disse: Paolo, che ne pensi? E mio padre cominciò a parlare. A me, che già batteva il cuore cominciò a palpitare. Questa atmosfera mi ha accompagnato per tante sere della mia vita, quando io, prima di addormentarmi a volte, e mi ha colpito molto. Mi ha colpito molto vedere l'entusiasmo di questa gente, di questi personaggi strani. C'era un signore che parlava di un evento a poco, no, di una pinacoteca. Insomma, era una fucina di creatività, di arte, di cultura,
bello, eh? Scusate che gli ho tagliato con questo racconto, ma avevo, si vede che sei molto legato a questa scuola. Sì, sì, ed ecco perché sono felice che oggi la scuola sia in mano a una direttrice così brava come lei. La ringrazio per la descrizione, ha fatto una descrizione veramente romantica e fiabesca della scuola Vantini, ma devo dire che la scuola Vantini, non lo dico perché ovviamente ci metto il cuore in quello che faccio, ma è sicuramente una scuola affascinante, se non fosse altro per l'unicità che rappresenta dal punto di vista educativo. La nostra è la scuola delle arti e della formazione professionale Rodolfo Vantini ed è la scuola più antica della regione Lombardia, quindi è stata fondata nel 1839 ad opera dell'architetto Rodolfo Vantini, uno dei maggiori esponenti del neoclassicismo italiano. La scuola Vantini in questi più di 170 anni ha sicuramente diversificato la propria attività formativa perché il mercato del lavoro è cambiato in questi anni, però forse l'atmosfera che lei ha visto allora, che era legata proprio alla peculiarità artistica a cui la scuola Vantini legava un aspetto forte della sua formazione, sicuramente ancora oggi è uno dei tratti caratteristici della nostra scuola ed è uno dei settori di formazione più innovativi che cerchiamo di portare avanti. Questo perché l'architetto Vantini fondò la scuola per la formazione degli allora scalpellini e quindi coloro che in quel territorio, la scuola è Arezzato, quindi nel territorio della Valverde, rappresentavano sicuramente una unicità per abilità artigianale, ma anche rappresentavano sicuramente l'avanguardia nell'arte della lavorazione della pietra. Oggi noi, a distanza, ripeto, di così tanti anni, cerchiamo di mantenere vivo questo aspetto educativo e questo ambito formativo all'interno della scuola e cerchiamo di farlo secondo due linee direttive. Un aspetto più propriamente formativo, perché il nostro è un centro di formazione professionale, certo. E un aspetto forse invece più culturale, quindi di investimento culturale in senso forte. L'aspetto formativo è legato al cercare come scuola di recuperare e implementare quelle competenze che erano legate alla lavorazione della pietra, che erano proprie, diciamo, degli scalpellini e che si stanno perdendo nel tempo, perché sono diventate, qui forse è vero, un po' di visione romantica c'è in quello che facciamo, sì. Una sorta di tradizione che si tramanda di padre in figlio, ma che però quindi si sta perdendo questo sapere, questa competenza sul territorio. Sì. Ecco, il fatto che noi cerchiamo di recuperarla non è semplicemente una velleità romantica, ma perché crediamo che lavorare la pietra e quindi lavorare in un ambito che è così peculiare per questo territorio non significa solo, ovviamente, questo lo insegniamo, saper lavorare dal punto di vista tecnologico, ma anche saper mettere mano alla pietra, quindi saper intervenire nella finitura manuale degli elaborati, saper, diciamo, conferire quel valore aggiunto al prodotto che è rappresentato dalla creatività e dall'abilità artigianale dell'uomo. Noi di Peter Pan siamo convinti che è soprattutto dalla età più piccola che dobbiamo cominciare, ed è il tema della serata, ad abituare i nostri bambini a capire il bello delle cose e non interpretare il bello secondo ciò che costa, la cosa peggiore che si possa pensare. È bello perché costa tanto. No, ma capire e sapere apprezzare fin da piccoli. Pensate quante cose si potrebbero migliorare, no? Facendo in modo che i nostri bambini, fin da bambini, e quindi che poi diventano adulti, possano in qualche modo sapere, no? Apprezzare le cose belle della vita.
O no, Antonella? Assolutamente vero. Penso che proprio una volta un compositore mi disse che per sapere se un pezzo musicale sarebbe stato funzionante bisognava farlo ascoltare ai bambini, perché i bambini hanno da subito la capacità di capire se è una cosa orecchiabile, quindi se piace a loro sicuramente piacerà poi anche alla massa. E quindi, parlando di musica, introdurrei il prossimo ospite che abbiamo il piacere di avere con noi per la seconda volta, Peter Pan, ed è Mauro Stabile. Mauro, lui è ideatore del gruppo Giovani 2000 ed è compositore, chitarrista, cantante, direttore di coro. Esatto. Un artista tutto tondo. Devo dire che ero preoccupatissimo perché io mi ero fissato sul gruppo di Mauro e abbiamo... insieme, no? Predisposto una presentazione al Palatenda, al Palabanco di Brescia, era il 30 di agosto mi sembra, sì. Ok? E devo dire che ho ancora molto chiaro il ricordo di quella serata, che grazie a Mauro e al suo gruppo è stata davvero una serata magica. Sì, molto emozionante. No, grazie a voi, perché è stata una serata magica anche per tutto il gruppo, i 40 del gruppo. Noi siamo un'associazione chiaramente di amatori che amano l'arte della musica, siamo in 40 uomini, donne, ragazzi e ragazze che si sono innamorati del teatro, della musica. E sei stato tanti bravo. Anni fa, e abbiamo portato, e Gisella, devo dire. Io e mia moglie, lei è il motore del gruppo. Io sono la benzina, lei è il motore. Due cose che devono per forza esistere sì. Insieme. Poi, sociologa, esperta in comunicazione, si occupa da oltre 10 anni di consulenza nell'area delle risorse umane. È con noi la dottoressa Nancy Perin. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Buonasera. Nancy, sono felice che sia qui con noi. Si sta occupando, fra le altre cose, fra le tante cose che segue, di un progetto per noi fondamentale, importante, che speriamo possa partire già dalla prossima estate, dalla prossima inizio estate, ossia si sta occupando di impostare il progetto Campus Football Club Imperi Arezzato. Esatto, esatto. Lo sì. Stai facendo bene, sì? o lo trascuri sì. Perché hai tante altre cose da fare, non credo. No, assolutamente, anzi, preparati ad essere coinvolto. Bene. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Inter, che lo ha visto protagonista fino alla gloriosa primavera. Ha successivamente calcato campi di gioco della Serie B e della Serie C italiana. Prediletto da mister Allegri, che lo conobbe alla Spale e lo volle fortemente nella stagione successiva a Lecco. Ha trascorso poi diverse stagioni in Lega Pro e alcuni mesi in Eccellenza per approdare infine alla categoria dei dilettanti. Questa è la storia di Mattia Altobelli. Buonasera. Allora io quando questa estate venne a trovarmi un signore, mi disse: ma senti Sandro, io ho la possibilità di portare Arezzato un giocatore molto bravo, ho detto benissimo, poi sai ultimamente mi dice ha voglia di trovare qualcosa di nuovo, non lo sta mettendo più solo su un discorso di compenso economico, anche perché ha attraversato tante vicissitudini e vorrebbe trovare degli stimoli nuovi attraverso un progetto che lo possa appassionare. Benissimo, dico. Quando mi dice il nome, mi dice: sai, è Mattia Altobelli, è il figlio di Alessandro Altobelli. Ho detto: no, non voglio nemmeno incontrarlo, perché mi ero fatto l'idea, sicuramente sbagliando, posso garantirvelo, di un ragazzo viziato, di un ragazzo che io tra l'altro avevo già avuto modo di conoscere guardandolo in video, essendo appassionato dell'Inter, e guardavo la famosa primavera dell'Inter, dove Mattia giocava insieme a un certo Martins e a un certo Pandev, che allora vincevano tutte le partite, era una cosa grandissima. Questa persona invece ha insistito, dice: lo devi conoscere, e ho avuto modo di conoscere un ragazzo d'oro, un ragazzo veramente d'oro. Mi riempie il cuore vederlo con quanta umiltà, con quanta umiltà, con quanta passione lui sia approcciato al nostro progetto,
oltre che fare bene dal punto di vista ovviamente atletico e tecnico per la nostra prima squadra, ha accettato, e questo gli fa veramente onore, di prendere a cuore un gruppo di bambini, mi sembra siano i nostri pulcini, no? Sì, Mattia? 2003. E quindi insomma possiamo anche avere la felice sorpresa di avere i nostri pulcini a Rezzato allenati da una persona che ha avuto una bella esperienza, insomma, no? Nel mondo del calcio. Intanto ringrazio per le belle parole. La cosa che più mi rende orgoglioso è il fatto di essere apprezzato più come persona che come giocatore, perché molte volte mi sono trovato di fronte a attenzioni e a pregiudizi, non parlo in questo caso, però quando giocavo a livelli più alti. Poi dopo l'idea è sempre cambiata, poi sono maturato e sicuramente adesso sono completamente un'altra persona rispetto a anni fa. Sono così ultimamente perché anch'io sono stato giovane, purtroppo di errori ne ho fatti, però sono contento di essere maturato. E sei ancora giovane, no? Sì, si parla sempre calcisticamente parlando, sì. Ovviamente. E quindi il fatto di aver guadagnato la fiducia, di poter allenare bambini, vuol dire che qualcosa di buono l'hai fatto, perché altrimenti non ti danno in mano 15 ragazzi e bisogna essere responsabili. Sicuramente molto aiuta il fatto che ho due figli anch'io, quindi parto avvantaggiato, però insomma è un'esperienza bellissima e sono contentissimo. Bene. La prossima ospite è la collaboratrice dei servizi educativi di Fondazione Brescia Musei. Abbiamo il piacere di avere Federica Novali, che tra l'altro è anche in dolce attesa. Sì, esatto. Non è che ci partorisci qui stasera, facciamo uno scoop. Però quando Federica, si parlava di educazione all'arte, che comincia presto, io ho cominciato prestissimo. Direi di sì. Brava Federica. La sua figura è quella di educatrice impegnata nell'attività di comunicazione dei saperi scientifici legati al mondo dell'arte. Una comunicazione che è coinvolgente ed affascinante al punto tale che il museo diventa uno spazio di confronto dove poter vivere esperienze appaganti. Vero? Esatto. Diciamo che questa visione nuova del museo è iniziata negli anni 70 grazie alla figura di Bruno Munari, che ha avuto una grandissima intuizione. Ha iniziato a portare i bambini e poi le scuole all'interno dei musei, che fino ad allora erano posti che erano visti esclusivamente per un pubblico elitario e luoghi da essere frequentati soltanto da specialisti del settore. Lui invece ha capito semplicemente che l'arte può essere compresa a tutti i livelli, anche dai bambini molto piccoli. Semplicemente bisogna cambiare l'approccio che si ha. Anche perché adulti e bambini hanno nei confronti dell'opera d'arte un atteggiamento completamente diverso. Mentre l'adulto tende a essere contemplativo e a cercare di capirne i significati, il bambino invece ha un atteggiamento assolutamente attivo. Quindi come fa a casa con i giocattoli, che tenta di smontarli per poter analizzare le varie componenti, vorrebbe fare la stessa cosa davanti all'opera d'arte. Quindi sta semplicemente nel giocare appunto su un registro di dialogo e formativo diverso. Ecco. Brava Federica, brava. Per ultimo, ma non per importanza ovviamente, è Ivan Confortini, che è docente di scultura alla Scuola delle Arti Rodolfo Vantini. Lui è scultore, artigiano, artistico di Virle, e pensate un po', la sua famiglia lavora nel settore del marmo, bensì dal XV secolo. Aspetta, proprio avete una storia legata all'artigianato del marmo. Buonasera a tutti. Buonasera, che piacere averti qui, anche perché ho scoperto che il papà, difetto, diciamo, l'ho scoperto stasera, era tra l'altro uno dei precursori, è stato poi, no? È tuttora della Scuola Vantini. Bene. È bravo? Abbastanza. Dovendo dare un voto dopo 10. Ho tempo per migliorare, fa parte di quella educazione alla cultura. Se poi ci sente il papà qua chiudiamo la trasmissione, quindi questa la tagliamo.
Bene Antonella, cosa dobbiamo dire? Allora, dottoressa Biannelli, l'approcciarsi alla cultura nella società attuale è sicuramente sempre di più una scelta consapevole ed individuale. E quindi penso che la missione di una scuola oggi sia quella di riuscire a trovare sempre più strumenti per attirare le persone e un pubblico vicino a quello che è la creazione artistica legata anche al territorio. In questo contesto si inserisce proprio il simposio internazionale di scultura che è organizzato dalla scuola che le rappresenta. Una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che voi tendete a lasciare il pubblico direttamente dentro la fase creativa dell'opera, quindi non date l'opera già finita e confezionata, ma date la possibilità di vivere le varie fasi della creazione. Sì, questo è un po' il concetto che è partito anche alla base di questo simposio internazionale di scultura. L'arte è un patrimonio di tutti e l'arte deve essere fruita da tutti, quindi deve esserci una facilità d'accesso a quelli che sono i diversi ambiti del linguaggio artistico. E la scuola credo che debba fare questo tra i suoi compiti. E noi abbiamo proprio per cercare di valorizzare i giovani artisti e soprattutto i giovani scultori, perché nel panorama dell'arte sicuramente la scultura non è un'arte semplice da esercitare, soprattutto per i giovani, abbiamo realizzato questo simposio internazionale di scultura e quindi a settembre è stata un'esperienza veramente affascinante, perché a settembre abbiamo ospitato a scuola 10 giovani scultori provenienti da diversi paesi, quindi avevamo un cinese, 2 spagnoli, una polacca, da Carrara, Sestri Levante, quindi da parecchie parti d'Italia ed Europa, che per 10 giorni alla scuola Vantini hanno realizzato 10 sculture in marmo di Botticino. In questi 10 giorni la scuola è rimasta aperta alla cittadinanza, ma non solo, cioè abbiamo realizzato anche una serie di iniziative collaterali di diverso stampo, dalle iniziative di approfondimento sulle tematiche dell'arte a iniziative proprio più prettamente ludiche, ricreative, come dei concerti affidati ai giovani, proprio per raggiungere due obiettivi, quindi da una parte integrare questi giovani nel contesto territoriale che li accoglieva e quindi favorire una sorta di contaminazione rispetto anche alle esperienze di cui ognuno è portatore, e poi dall'altro avvicinare la cittadinanza non solo alla scuola ma anche a questi giovani scultori e quindi fare in modo che potessero vedere le opere in una sorta di work in progress, quindi bellissima la creazione dell'opera in sé. Bellissima molto bene. Sicuramente la nostra opera di promozione dell'arte e della cultura non si conclude, anzi adesso queste opere saranno oggetto di altrettante mostre collettive itineranti sul territorio. Questo per far conoscere i giovani scultori e quindi permettere ad un pubblico sempre più vasto di vedere questo tipo di linguaggio artistico. La prima di queste opere, quindi approfitto di questo contesto, guarda, glielo stavo per estendere l'invito a tutti, sarà sabato 26 ottobre nella cornice del Museo del Marmo di Botticino alle ore 17. Sicuramente noi di Peter Pan saremo al completo, per cui il completo siamo io e Antonella. Benissimo, vi aspetto volentieri. Quello che volevo dire è che secondo me la musica già da piccoli, già da bambini, no? Dovrebbe far parte assolutamente di quello che condividi con me. E inizi tutte le volte questa trasmissione con la musica. La terminerai con la musica. Noi iniziamo la nostra vita nel grembo materno ascoltando suoni ed è chiaramente la cosa che riusciamo a comprendere del mondo nuovo. Il ritmo del cuore della mamma, l'azione che poi arriverà, tutti i suoni esterni, e questo è un modo proprio di approcciarsi al mondo e sentirsi parte del mondo, quindi la musica fa parte di noi dalla nascita e ci accompagnerà fino alla nostra fine. Ecco, la musica è emozione, perché non inserire la musica in contesti, e perché si fa fatica, questo lo aggiungo io, perché si fa così fatica ad aggiungere la musica in contesti educativi e di crescita, soprattutto nelle scuole, sì.
nelle associazioni culturali. Si fa molta fatica perché non se ne comprende probabilmente la dimensione e la forza che può avere la musica. La musica è il linguaggio universale per eccellenza, non c'è inglese che tenga. È un linguaggio che ci permette proprio di aprire la nostra vita alla vita degli altri. La nostra vita non è chiaramente una vita singola, non è un'isola, ma è una vita che si deve aprire agli altri. E si fa molta fatica. In Italia hanno, chiaramente negli anni 70, se non sbaglio nel 77-78, hanno iniziato a inserire la disciplina musicale nelle scuole medie. Un'ora. Si dovrebbe iniziare molto prima. Io ho fatto esperienze molto belle, probabilmente le esperienze più belle che ho fatto, più semplici che ho fatto nella musica, sono quelle nelle scuole dell'infanzia. È vero, quindi, cara Nancy, le tue consulenze sono rivolte per lo più a realtà aziendali. Sì. Questa quindi è un po' la prima volta che ti trovi legata ad un progetto che si colloca nell'ambito educativo dei bambini. Ci vorresti un po' illustrare in cosa consiste la formula del Campus Estivo Football Club Imperia, perché so che ci stai mettendo tantissima passione e tantissima determinazione, e sicuramente mi viene da pensare che con la parola campus si allude un po' ad una scuola di vita, è così? Assolutamente corretto. Il progetto è fatto in collaborazione appunto con SDL Academy ed è assolutamente una metafora per la vita, perché riprendendo il concetto dell'attività del bambino, il bambino fondamentalmente è uno sperimentatore e quindi è importante dare voce a questa sperimentazione, e quindi le attività del campus sono pensate sia in termini di gioco sia in termini di recupero di manualità in un contesto assolutamente essenziale, anzi direi spartano, fondamentalmente, proprio perché diventi metafora anche di vita, la spartanità è l'allenamento, ad esempio, a avere consapevolezza di quello che si ha a disposizione e quindi avere la possibilità di utilizzarlo al meglio. Uh-huh. Nel campus si faranno delle attività manuali, di gioco e anche di ricerca del materiale, utilizzo del materiale a disposizione, anche per fare musica. La tifoseria in una partita di calcio è musica, è vero, sì. Ok. Sì, a volte è un po' una musica così. Sì. E l'altra cosa è lo stare in squadra, quindi imparare a stare in squadra, imparare a scoprire una qualità del senso di appartenenza che poi può essere effettivamente riportato nella comunità, nella certo. propria rete sociale. Quindi certo. saper stare con gli altri nella propria squadra, saper stare con gli altri, con le persone importanti nella propria famiglia, poi nella scuola e poi nella comunità, in un certo. concetto molto più ampio, più ampio assolutamente. Attività ludiche, attività agonistiche e nello specifico kids coaching. Noi adulti in un certo senso viaggiamo con sovrastrutture e quindi tutta l'emozione, tutta la proattività dei bambini spesso la soffochiamo. Sì. Ecco, e invece sarebbe bello riuscire a ad essere degli adulti integrati sia nella parte di innocenza e sia nella parte della razionalità. Quindi lavorare con essere i bambini. Un po' di Peter Pan. Assolutamente sì. Peter Pan aveva un segreto bellissimo. Io quando ho visto per la prima volta il film con mio figlio ho pensato: questa chiave mi piace, quando lui ha cominciato a volare perché ha trovato il suo pensiero felice. Bellissimo. Ecco, il pensiero felice ci fa volare, benissimo, questo significa che lo spazio della positività, lo spazio della possibilità di stare insieme agli altri in un modo costruttivo, in una comunicazione che accresce in maniera reciproca, certo. lo scambio, questo ci fa volare.
Assolutamente. E quindi Peter Pan è assolutamente la metafora corretta. Allora lo chiameremo Campus Peter Pan. Perché no? Ma sì. Campus estivo, perché si svolgerà d'estate. Si svolgerà d'estate. Si svolgerà d'estate. Il target è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. Perfetto. Quindi le attività verranno assolutamente diversificate, è chiaro, per lo sviluppo che hanno, e sarà stanziale. Tu hai fatto tanta esperienza, no? Ascoltando i tuoi coach, i tuoi trainer, i tuoi mister. Oggi per la prima volta quest'anno ti approcci con una squadra difficile, delicata, e no, come quella di bambini, sono i pulcini, quindi come ti appare, come ti sembra questa, adesso che la vivi da dall'altra parte. Sicuramente completamente un'altra cosa rispetto a il giocatore e l'allenatore, che tu giocatore sei in 25, l'allenatore è uno. L'allenatore deve pensare, per cui adesso in questo caso io ne alleno 15, quindi sono 15 bambini che la mattina vanno a scuola, hanno i compiti, quindi devi pensare a più cose. Non è come quando vado io a fare allenamento, che la sera, che tra virgolette è un lavoro, perché per me questo è il mio lavoro, che devo pensare solo ed esclusivamente a quello. Il bambino viene lì al campo portandosi dietro tutta la giornata, di conseguenza la parte principale, almeno quello che voglio fare io, è cercare di farli divertire il più possibile, perché bravo, se il bambino arriva che la mattina a scuola ha una verifica che è andata male, lo vedi subito. Siccome questa è un'età in cui calcisticamente devono imparare tutto adesso, perché il giocatore nasce con certe qualità tecniche, così, però se le migliora, e questa è l'età giusta per farlo. Bruno Munari diceva, capire cos'è l'arte è una preoccupazione inutile dell'adulto, ma capire invece come si fa a farla è un interesse autentico del bambino. Io trovo che sia una frase bellissima, come la commenteresti tu, che sei proprio un'esperta? Sì, Bruno Munari è il nostro faro, diciamo, è stata una figura eccezionale da tanti punti di vista nel panorama italiano, e come pedagogo è stato proprio il primo a portare in Italia questo nuovo approccio all'arte, al museo, appunto coinvolgendo i bambini nel campo artistico, che fino a quel momento ne erano completamente esclusi. E proprio come citavo poc'anzi, la sua grande intuizione è stata quella di capire che adulti e bambini hanno necessità e bisogni diversi, e un modo di approcciarsi anche diverso all'opera d'arte, e il bambino ha proprio bisogno di capire come è stata creata. Quindi l'idea è quella di utilizzare la comunicazione visiva e per capire quali sono i messaggi che ci vengono dalle opere d'arte. Per esempio, come far capire a un bambino un dipinto? Lo si deve analizzare nelle sue singole componenti, quindi proprio smontandolo, facendolo riflettere questa figura, che atteggiamento ha, com'è il viso, com'è vestito, perché è messo in questa posizione. Quindi analizzare ogni singolo elemento per poi poter insieme ricostruire invece il significato di quello che è l'opera, e quindi vedere quello che sta dietro le quinte e quello che interessa. Certo. Loro, diciamo, che li può aiutare. E questo approccio munariano è quello che sta alla base di tutte le attività didattiche che proponiamo ormai da tanti anni, che normalmente vengono presentate in un libretto che viene annualmente pubblicato. Che, mostrarlo, è possibile fare un primo piano, ecco, magari. È il libretto Museo e Scuola. E i primi laboratori che sono stati presentati nei musei civici di Brescia sono partiti nel 1984, grazie ad Angela Bersotti, che è la responsabile dei servizi educativi e che è stata proprio allieva diretta di Munari. Quindi abbiamo la fortuna di avere qui a Brescia veramente un'esperienza diretta di questo. E sono andati strutturandosi molto durante gli anni, e diciamo che oggi abbiamo un'offerta incredibile di proposte per le scuole, più di 80 attività che coinvolgono annualmente migliaia di ragazzi di ogni scuola, di ogni ordine e grado, che vengono, ci fa piacere dirlo, non solo da Brescia e provincia, ma ormai da tutta Italia. Ecco, quindi... Caspita, bel progetto, interessante. Esatto. Allora, riconoscere il valore e valorizzare l'alta professionalità di giovani artisti, di creativi artigiani, questo è il tuo importante compito, no, come tutor dell'istituto della Scuola Vantini, è così? Sì, io
scolpisco la pietra come lavoro. E da qualche anno a questa parte mi trovo anche a insegnare a scuola Vantini. Ho la fortuna di insegnare sia al diurno che al serale, quindi mi trovo a confronto con sia i ragazzi molto giovani e con sia delle persone un po' più cresciute. Direttrice, com'è come insegnante, va bene? Molto bravo. E nel mio piccolo paese, io abito a Virla, una piccola frazione di Rezzato, una volta tutti lavoravano la pietra, mentre adesso praticamente quasi nessuno. Non la lavora più nessuno. E purtroppo gli scultori proprio in pietra al mondo sono una razza in via d'estinzione ormai. Penso che ci siano più panda che scultori in pietra nel mondo. E quindi appunto con la scuola stiamo tentando di riavvicinare le persone, i ragazzi soprattutto, all'aspetto lavorativo della pietra, ma soprattutto anche a quello artistico, perché riallacciandomi al discorso fatto prima che la musica può essere una lingua internazionale, così come la musica può essere l'arte una lingua internazionale. Assolutamente, sì. Quello che purtroppo vedo nei ragazzi, soprattutto quelli giovani, quelli dal diurno, quindi sto parlando di ragazzi che dovrebbero avere più o meno 14 anni, poi ovviamente arriva anche ragazzi bocciati, quindi un po' più grandi, vedo che manca molto la curiosità. Quindi ecco, prima sentivo dire dobbiamo preparare i ragazzi alla bellezza, ma dovremmo anche prepararli a essere curiosi, a rimanere curiosi. Hai detto una cosa interessante, abituare, ma c'è qualcuno che li deve guidare ad essere curiosi e in questo dobbiamo essere noi adulti. Il problema è preparare i bambini e preparare i ragazzi. Per preparare i bambini e preparare i ragazzi bisogna essere capaci, no? Sicuramente un modo per farlo è la comunicazione. La comunicazione unisce, cerca sempre di ridurre le distanze, e la comunicazione è l'unico mezzo che abbiamo per aggregarci e per cercare di vivere in maniera più costruttiva, più sana e più produttiva. Siamo per natura esseri sociali e quindi abbiamo bisogno degli altri per sopravvivere. Si dice che un arcobaleno non possa essere considerato un arcobaleno senza tutti i suoi colori. Vorrei chiedere ad ognuno di voi cosa ne pensa in merito. Allora, a me viene subito in mente, parlando appunto di comunicazione, un assunto che dice non si può non comunicare, quindi tutto è comunicazione. E siamo assolutamente degli esseri sociali, e questo momento storico sicuramente ce lo sta ricordando fortemente. A me da sociologa, insomma, viene in mente la Scuola Ecologica di Chicago, che ha per primo, diciamo, utilizzato la metafora della città come organismo organizzato, come un organismo naturale. Ecco, io vorrei prendere questa metafora e espanderla e dire è comunicazione la stessa costruzione urbana, perché la storia di un individuo dipende anche da dove nasce. Certo. No? Quindi c'è assolutamente un'interconnessione molto ampia, non c'è soltanto la comunicazione con la propria famiglia, ma c'è una comunicazione con il territorio. La storia personale è costruita dalla storia del territorio. La biografia che può avere un ragazzo cresciuto tra le montagne è diversa da quella che può avere un ragazzo cresciuto a Milano. Okay? Assolutamente. E la cultura, l'arte e la bellezza sono per le persone il cibo per l'anima, e quindi bisogna nutrirla questa anima, perché poi la curiosità diventi l'elemento naturale con cui si sta, no? Sì. Nel mondo, si sta nell'esistenza. E, quindi sì. Oggi quello che ci ricorda questo momento è il valore e l'importanza della rete sociale. Non so se era Marco Aurelio che lo diceva, comunque non importa ricordare il nome, è importante secondo me ricordare la sua espressione. La qualità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. E quindi si ritorna di nuovo a Peter Pan, cioè il fatto di scegliere i propri pensieri, la qualità dei propri pensieri, perché sia alta anche la qualità della propria vita. Bene. Bello. Ma guardi, io nel senso sono d'accordo quando tu dici che in ogni processo educativo la comunicazione è importante. È importante nel senso che comunicare
o meglio dialogare, perché nel dialogo ci sta la reciprocità della comunicazione. Tu entri in relazione con l'altro e quindi l'altro è ciò che già di per sé rappresenta comunque ciò che apporta un valore aggiunto ai tuoi pensieri, al tuo essere, al tuo percorso. Però quando tu dici che la comunicazione riduce le differenze, in realtà la vera comunicazione è una comunicazione che sa trarre risorsa dalle differenze. Sì. Che tu parlavi dell'arcobaleno, l'arcobaleno più bello, quello che ci stupisce maggiormente quando lo vediamo nel cielo, è quello in cui i colori si vedono i più nitidi possibili e che poi nel loro insieme rendono questo arcobaleno uno spettacolo meraviglioso. Io sono convinta di questo perché parto da un osservatorio privilegiato che è il mondo della scuola, in particolare è il mondo della formazione professionale. Le nostre classi sono classi dove il 50% di ragazzi sono ragazzi stranieri. E quindi io dico sempre ai ragazzi che questo è per loro una grande risorsa, perché loro hanno la possibilità di sperimentare in quello che è il gruppo classe, che quindi è un contesto protetto, che è ancora quello della scuola, che è una sorta di microcosmo. Hanno la possibilità di sperimentare quelle che sono quelle dinamiche che poi saranno le dinamiche nelle quali si troveranno a vivere nella società da adulti e da cittadini. Cavolo. Chiaramente comunicare con la musica vuol dire veramente fare armonia. Io quando insegno o coordino, perché insegnare è una parolona, coordino il gruppo Giovani 2000, la prima cosa che cerco di trasmettere è quella di ascoltare, perché ogni persona è un incontro e la si incontra ascoltandola. Se poi si deve creare armonia dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista sociale, bisogna imparare ad ascoltare. L'ascolto è un esercizio difficilissimo e la società attuale, odierna, ha disimparato, ha dimenticato ad ascoltare. Ascoltando gli altri si riesce a comunicare meglio, anzi si riesce a sentire proprio la comunicazione e il dialogo che arriva dagli altri. In musica chiaramente si riesce a fare armonia e il coro esce veramente un coro di persone che stanno insieme, che stanno bene insieme e comunicano insieme. Mattia? Guarda, la comunicazione con i bambini è fondamentale, perché il bambino non tanto le parole, perché ma quanto mi sono accorto in questi 2 mesi che sono con loro è come glielo dici, come glielo comunichi. Mi accorgo che se gli dici una cosa urlando, magari, perché sai, un allenatore durante la partita, durante l'allenamento può avere, non è il mio caso perché io non urlo mai, perché non lo faccio con i miei bambini, quindi non trovo giusto neanche farlo con gli altri. Però mi accorgo che quando un bambino riceve una comunicazione urlando, dopo un secondo se la dimentica, non c'è niente da fare. Se invece glielo dici in modo più tranquillo, gli fai capire, è lui il primo a volere fare quello che gli hai detto. Quindi il mio livello di comunicazione con loro è quello di essere il più tranquillo possibile. Ormai ho capito anche cosa si può dire a un ragazzo, cosa non si può dire, perché comunque ci sono anche quelli che se la prendono anche se hanno solo 10 anni, e quindi non gli puoi dire tutto, devi stare attento a come lo comunichi, se davanti a tutti, se è meglio diglielo da solo, perché comunque questa è un'età in cui poi le cose brutte se le ricordano spesso. Bene, Federica? Allora, la comunicazione è fondamentale anche nel nostro campo, e tuttavia nelle attività che noi proponiamo appunto nei musei cerchiamo di basarci su una comunicazione variegata, ovvero sfruttando linguaggi diversi, perché la comunicazione avviene normalmente per via verbale,
soprattutto per esempio nelle scuole, mentre noi cerchiamo appunto di proporre anche linguaggi alternativi, come ad esempio la comunicazione visiva, la comunicazione tattile, sensoriale, che portano a riscoprire non solo nei bambini ma spesso anche negli adulti delle così abilità che abbiamo dimenticato nel corso del tempo. E fra l'altro l'utilizzo di questi linguaggi diversi ci ha permesso anche di entrare in contatto e di riuscire a soddisfare le esigenze culturali, i bisogni culturali di una serie di persone che per vari motivi al museo normalmente non vengono. E parlo quindi di una serie di esperienze interessantissime che sono partite da un paio d'anni e che sono diventati adesso dei servizi permanenti che abbiamo all'interno dei musei, che comprendono delle visite guidate che si basano tutte sull'utilizzo di un linguaggio diverso. Quindi abbiamo ad esempio delle visite per ciechi e ipovedenti che sfruttano il linguaggio tattile. Abbiamo delle visite in LIS, che è la lingua italiana dei segni, dove il linguaggio utilizzato invece è quello gestuale, e poi ancora abbiamo queste visite chiamate progetto incroci, che sono invece condotte in lingue particolari, ovvero sono rivolte agli stranieri che hanno deciso di trasferirsi e di abitare quindi nella nostra città, e vengono condotte da mediatori culturali appartenenti a queste diverse culture che nella loro lingua madre riescono ad avvicinare questi nuovi cittadini al patrimonio cittadino bresciano, ecco. E appunto questo posso raccontare l'esperienza appunto del simposio, in cui il simposio non è solo un avvenimento in cui 10 ragazzi arrivano per confrontarsi, per fare la scultura migliore, ma in realtà il simposio è un momento, questi 10 giorni in cui questi nostri 10 ragazzi arrivano da tutta Europa, è arrivato anche un ragazzo cinese, sono arrivati 2 spagnoli, una polacca che parlava solo inglese, e in questo tempo ristretto c'è stato un grande confronto, quindi una grande comunicazione. E ognuno di noi, perché mi metto dentro anch'io, ha portato a casa qualcosa di nuovo, ha imparato qualcosa dagli altri, nonostante problemi di lingua, problemi di stile, perché non tutti scolpivano nello stesso modo, e quindi la comunicazione può essere non solo verbale ma anche visiva e soprattutto con persone che non parlano e che non scolpiscono nello stesso modo. Solo chi sogna può volare, per cui non bisogna smettere di sognare. In breve, 2 parole a ciascuno di voi, vorrei chiedere se avete un sogno da realizzare. Allora, io approfitto delle parole di un poeta americano, e quindi sono brevi ma concise. Bene. E le leggo perché non sono mie, ma sono bellissime. Allora, il mio sogno è ridere spesso e amare molto, conquistare il rispetto delle persone intelligenti e l'affetto dei bambini, ottenere l'approvazione dei critici onesti, apprezzare la bellezza, donarsi, lasciare il mondo un po' migliore per un bambino più sano, per un giardino più fiorito o per una condizione sociale più elevata, giocare e ridere con entusiasmo e cantare con esultanza, sapere che c'è almeno una vita che grazie alla tua esistenza respira un po' meglio. Questo per me significa avere successo. Insomma. Bello, insomma. Semplice ma ambizioso. Pianelli? Sì, io ritengo di essere una persona fortunata, perché avevo il sogno di lavorare nel mondo della scuola, e quindi credo che adesso ho il privilegio di fare un lavoro che mi piace, che mi entusiasma. Per pensare ad un sogno che mi accomuno, che voglio che mi accomuni agli altri, rispondo con la sua citazione di Peter Pan, con la citazione di Aristotele che dice che la speranza è un sogno ad occhi aperti. Ecco, io vorrei che oggi ci fosse tanta più speranza per tutti, per chi cerca lavoro, per chi cerca la sua strada, per i giovani che stanno delineando il proprio futuro, per chi vuole più meritocrazia, per chi vuole sicuramente raggiungere la propria strada, perché la speranza significa, avere speranza significa non arrendersi, e credo che ci sia bisogno oggi di questo per tutti, soprattutto per i giovani. Esatto. Mauro? Io dopo questi sogni qua, ragazzi, andiamo a casa. Cioè, questi sono andiamo i sogni di tutti. Io sono molto più terra a terra. Io ho un sogno nel cassetto, ne ho tanti come tutti quanti, ma il più bello in assoluto è quello da compositore, che un brano mio venga cantato da Mina. Poi ecco. Allora, se
Se Mina è all'ascolto, io ho qualche brano decente. È bravo, Mina, guarda che è veramente bravo. Un emergente, bravo, insomma. Grazie. Bene. Mattia, che sogni? Guarda, io il mio sogno calcisticamente... Ma tu ieri sera, l'altra sera ti eri sognato che perdavamo 3-0 con la squadra e ci siamo andati vicini, quindi non è che i tuoi sogni devono essere... Ho sognato che perdavamo, poi dopo non ero arrivato fino all'85esimo il sogno, poi l'abbiamo raddrizzata. E io calcisticamente parlando il mio sogno l'ho realizzato quando sono entrato in campo con la prima squadra dell'Inter, perché è da quando ho 5 anni che gioco, quindi il mio sogno è stato ampiamente realizzato. Quello che posso sognare adesso, avendo una famiglia, è di essere il loro punto di riferimento e avere la stima sia come marito e come, ma soprattutto come papà, perché io avendo i due bambini spero che di riuscire a non fargli mai mancare niente, ecco, quindi i miei sogni riguardano loro, perché non c'è niente da fare, ormai i miei due figli sono tutto, quindi bravo, bravo Mattia. Ivan? Io sono una persona molto fortunata e ma quante persone fortunate, penso di non aver grandi sogni, anche perché sono molte più le cose che ho di quelle che non ho che ho realizzato rispetto a quelle che non ho realizzato. Mi piacerebbe vedere un po' più di sensibilità da parte di chi ha la possibilità di farlo, di ricominciare a mettere l'arte nelle nostre città, nei nostri paesi e di farci vivere in un ambiente un po' più un po' più artistico. Bello, più che artistico. Federica? Futura mamma? Il nostro sogno è iniziato invece a concretizzarsi nel 2011, quando siamo partiti con questo progetto innovativo che è Museo Possiamo per Tutti, vedere ancora, che è dedicato esclusivamente a un pubblico extrascolastico. E quindi il nostro sogno, la nostra ambizione è quella di riuscire a soddisfare piano piano tutte quelle esigenze, curiosità e bisogni culturali che una categorie sempre più ampie e diversificate di pubblico hanno. E quindi qui all'interno di questo libretto sono contenute una serie di molteplici esperienze dedicate veramente a un pubblico diversissimo, che va dai bambini e ai loro familiari, agli studiosi, ai semplici curiosi appassionati d'arte, a chi vuole sperimentare invece anche l'arte da un punto di vista artistico, e a quelle categorie che ho nominato prima, che solitamente non sono solite frequentare i musei. Beh, insomma, Antonella, noi siamo... Tu che sogno hai? E tu? No, io ne avrei tanti, però devo dire che il mio sogno più grande è quello di poter vivere una lunga vita felice insieme alla mia famiglia. Bene. Io devo dire che l'occasione Peter Pan è stata... ed è una cosa molto bella per me, perché qual è la cosa più bella per ognuno di noi? Quello di poter apprendere day by day, no? Quotidianamente, situazioni nuove. Pensate a quante situazioni, quanti racconti che possiamo ascoltare, quante persone che possiamo conoscere e condividere tanti, tanti, tanti temi. Non siamo tutti, almeno io lo sono, un po' stufo di solo ed esclusivamente calcio o come si chiamano, fiction o cose di questo genere, e allora anche noi nel nostro piccolo qualcosa da poter fare, raccontare a persone che ne hanno anche le grandi capacità, come abbiamo potuto notare questa sera, ci onorano e ci danno tanto, e già di per sé questo è un sogno, insomma, poter continuare a condurre insieme a Antonella, qualora non mi licenzi, insomma. No, questa bellissima avventura. Sì, io spero anche che tutte le persone che ci seguono anche attraverso il blog continuino a farlo, perché di settimana in settimana vi aggiungete, ci date sempre stimoli nuovi, delle opinioni sempre molto interessanti, per cui vi esortiamo a continuare a farlo attraverso il blog, che è peterpanrtb.blogspot.it. Anche questa settimana la puntata è conclusa e ringraziamo calorosamente tutti i nostri ospiti e vi diamo appuntamento al mercoledì prossimo alle 21.30 sempre su RTB. Buonasera a tutti. Grazie a tutti, grazie. Complimenti, grazie. Buonasera. Ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo
ci vuole il legno, per fare il legno, ci vuole l'albero, per fare l'albero, ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole il frutto, per fare il frutto, ci vuole l'albero.